Ci voleva un virus per farci rendere conto che l'esistenza non deve essere una corsa forsennata? Questa è una delle tante riflessioni contenute in questo diario, Il filo sottile del coraggio, diario dalla quarantena di due mamme oltre le distanze. Noi siamo proprio a casa di una di queste due mamme, Giovanna, che vive nel comune di Cerreto Guidi, a Stabia. Queste due mamme si sono conosciute durante questa quarantena. E la cosa che le lega è un lutto tremendo. Entrambi hanno perso un figlio. Giovanna, qualche anno fa, ha perso Mauro, 28 anni, in un incidente stradale. Vive da 3 anni questo dolore, in maniera molto positiva. E questo dolore è diventato non un libro due, e l'ultimo addirittura ha avuto un encomio da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Allora, torniamo indietro di qualche anno. Nell'ottobre del 2017 Mauro fa un incidente poco lontano da qua, dalla sua casa. Sì, nel giorno del suo 28° compleanno, fra l'altro, era uscito per festeggiare con gli amici per aspettare la mezzanotte e invece alle 4 del mattino mi suonano alla porta e dalla telecamera vedo lo stemma dei carabinieri qui sulla spalla. E lì per lì ho pensato, Mauro ha combinato un guaio, cioè, non ti aspetti i carabinieri a casa. Poi invece faccio mente locale e dico è successo qualcosa. Entrano i carabinieri e mi dicono suo figlio ha avuto un incidente. È grave ed è a Careggi. E lì per lì ti va via il fiato, ti va via tutto. E sta corsa a Careggi, come dei pazzi scatenati. Volevo vedere Mauro com'era. E era tutto intubato su un lettino con una fascia nella testa, un braccio ingessato. E la prima cosa, il primo istinto che mi è venuto è di mettergli la mano sul petto. Io mi sono girata verso mia sorella e ho detto Mauro non c'è più. E poi il dottore mi ha confermato che era in coma e l'avrebbero trasferito in terapia intensiva. E lì sono stati momenti veramente, veramente pesanti. E poi neanche il tempo di rendersi conto che era successo questo incidente, che era in coma, mi hanno detto che c'era la morte cerebrale. E una dottoressa mi chiede se volevo o meno donare gli organi. Quindi sono scesa giù e sono andata dal suo caro amico, collega di lavoro fra l'altro. E gli ho detto, Cristian, cosa devo fare? Io non sapevo cosa dovevo fare. E lui mi ha detto semplicemente, ma Mauro com'è? Mauro è un generoso, Mauro aiuta sempre il prossimo. Torno su dalla dottoressa e gli dico, io ho pensato e ho deciso di sì. Il mio dispiacere era profanare il suo corpo. Mi faceva male, perché lui fisicamente non aveva niente. Però ho scelto quello che Mauro era. L'occasione, diciamo, del lockdown, di questo isolamento forzato, l'ha vista stare in casa, occuparsi dell'orto, dei suoi animali, ma anche di iniziare, grazie a Gaia Simonetti, una collega fiorentina, una corrispondenza con un'altra mamma lontana, tra Sì. l'altro in quel momento in un luogo colpitissimo dal coronavirus, Bo, e avete cominciato questa corrispondenza per darvi coraggio. Per darci coraggio, sì. È venuto un bel giorno Gaia e mi ha detto perché non scrivi una lettera a Camilla Tommasi? Che lei sta passando quello che stai passando tu. Anche lei ha perso un figlio. Però ho detto di sì, se c'è da aiutare qualcuno io sono pronta. Sono quello che era anche Mauro. E abbiamo iniziato proprio il giorno della festa della mamma a scrivere queste lettere, sono 6 lettere, con questa signora Camilla e sono partita in punta di piedi perché non conoscendola, ecco, parlare subito di dolore, insomma, avevo un po' paura. E c'è stata una bellissima corrispondenza, ci si parlava di come affrontavamo questa pandemia, questo essere chiusi in casa, ci siamo confortate a vicenda nel lutto. Io gli mandavo video di Mauro, fotografie di Mauro e lei mi diceva: Ma come fai a guardare i video? Non ti fa male? Ho detto: Guarda, sto peggio se non li guardo, sto peggio. Se non si parla più dei figli, li facciamo morire due volte. Si parlava prima di persone comuni che sono invece speciali come tutte le persone e questo è stato anche un riconoscimento da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Come l'ha preso? Ah, io ne sono onorata, onorata perché molte volte non viene tanto considerata, no? Perché siamo persone comuni, siamo persone normali. E sapere che il capo dello Stato ha letto il nostro piccolo diario mi fa onore questo, tanto.